avevano escogitato un sistema truffaldino mediante il quale costringevano, minacciando di ostacolare la procedura per poter praticare l'interruzione di gravidanza, giovani donne a pagare 100 euro per un intervento che invece è garantito gratuitamente dal Sistema Sanitario Nazionale. Dobbiamo fare giovedì? No, meno di 100 non si può, perché io queste cose di solito costa 150, costa 50 euro l'ecografia, 50 euro la carta che devi firmare, 50 al dottore che ti fa che ti addormenta. Io ti tolgo quello, ti faccio risparmiare 50 euro, ma devi andare all'altro ospedale a prenderla. Però poi devi venire qua, ma io non te la faccio giovedì, ti faccio aspettare un mese. E se tu vuoi fare subito, se tu vuoi fare subito 2 o 3 giorni, allora si paga questo. Se tu invece vuoi andare all'altro ospedale, fai la carta, poi vieni da me e io ti vedo quando si può fare, però ci vuole molto tempo da aspettare. Allora non paghi niente. Hai capito? Allora scegli tu, come vuoi fare tu facciamo, va bene? Sì, allora ci vediamo giovedì mattina. La voce che ascoltate nel video registrato da una telecamera nascosta dai carabinieri nel 2014 è quella di Osvaldo Battarino, 59enne medico responsabile del servizio di interruzioni volontarie delle gravidanze dell'ospedale Tatarella di Cerignola. A 2 anni dall'arresto il dottor Battarino e il dottor Giuseppe Belpiede, 65 anni, direttore dell'unità di anestesia e rianimazione dello stesso ospedale, al termine del processo di primo grado celebrato presso il Tribunale di Foggia, sono stati condannati rispettivamente a 4 anni e 8 mesi e a 4 anni e 2 mesi per il reato di concussione, disattendendo in parte la richiesta del pubblico ministero La Ronga, che chiedeva rispettivamente 6 anni e mezzo e 4 anni e mezzo per il reato contestato. Almeno 20 i casi accertati dai carabinieri in cui i due medici, sfruttando il fatto di essere gli unici non obiettori di coscienza, hanno eseguito aborti a pagamento utilizzando tra l'altro le strutture dell'ospedale e durante gli orari di servizio. L'anestesista Giuseppe Belpiede, in seguito all'arresto nel luglio del 2014, dopo un periodo di aspettativa è andato in pensione. Osvaldo Battarino, invece, presta ancora servizio al Tatarella di Cerignola. I legali dei due medici hanno annunciato il ricorso in appello.